Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Shoot di Baby Gang con Gasso e Saki, ma anche Blower di Paki. Come sempre, prima di cominciare, se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social e lasciate così già un mi piace su fiducia. Partirei dalla prima canzone, Shoot, che dire, un'ennesima collaborazione estera, perché questa volta, oltre a Baby Gang e Saki, che già bene o male li conosciamo, c'è Gasso, un rapper francese che sta andando molto forte proprio con la drill. Una cosa che va riconosciuta in generale a 7zo, anche se magari Baby Gang non fa proprio parte di 7zo, ma i rapper di Milano e zone limitrofe, è che stanno creando una bella catena di collaborazioni importanti con artisti che in altre nazioni stanno facendo anche abbastanza il panico, il che è una cosa sempre bella da vedere, è un'opportunità per l'Italia proprio come paese di mettersi in mostra. Vi devo fare una confessione, non riesco ad odiare Baby Gang, cioè non ce la faccio proprio, credetemi, all'inizio non mi stava simpaticissimo, però poi mi sono visto l'intervista a Muschio Selvaggio insieme ad altre cose, altri video che sono usciti, e nonostante ha detto delle cose stupidissime, vi giuro che non riesco ad odiarlo, cioè mi sta simpatico, motivo per il quale lo voglio reactare. E direi di andare subito ad ascoltare la canzone, di cui è uscito anche un video, così come per Blower di Paki, che reacteremo anche con video annesso. Ok, stanno tutti al completo. Sono ancora qui, la mia vita, mamma, non cambia. Ok, che il beat è drill. Pallini, ma quale mafia? Sono ancora qui, non fotto quei rapper in Italia. Spaccio la Zatla, spaccio la coca la notte. Ehi, sono sexy, le big boss. Provenza che bat per cose. Debito una mitraglietta. Ehi, non ho più nel Santos. Ci sono quelli in cipro plus. Afuana, give me smoking outdoor. Camara, ehi, Maradona, com'è che va sotto le balio? Ehi, mi cercano solo le guardie. Come potevamo aspettarci, il pezzo ha chiaramente influenze drill, UK, francesi, come volete, tanto alla fine a livello di produzioni non cambia praticamente un cazzo, il flow già è diverso anche perché lo slang francese è diverso per ovvi motivi da quello inglese. Ho preferito tra tutti Baby Gang e Gasso, mi sono piaciuti parecchio, soprattutto magari il fatto che specialmente a inizio canzone Gasso ha detto qualche parola in italiano, e come sempre una cosa carina perché no, dà un po' quel concetto di unione ed è molto bello. Saki tra tutti io continuo a non convincermi, perché l'abbiamo già trovato in altre reaction e in tutte le canzoni bene o male, non lo so, proprio non mi prende, non mi convince. Sia Baby Gang che Gasso li ho trovati superiori in generale, non so qual è il problema che ho con lui, o meglio, non lo conosco bene come artista né tantomeno come persona, però quando lo sento cantare mi sembra un po' generico, ok? Non voglio dire roba che possono fare tutti, robe che possono dire tutti, però non lo so, non gli ho ancora associato uno stile suo, proprio suo da rapper. Questo invece non lo possiamo dire di Baby Gang, che a differenza sua ha uno stile molto suo. Quando inizia a cantare, quando c'è un suo featuring, te ne accorgi subito già dalla prima barra, ha questo flow che non cambia neanche chissà quanto, che in alcuni casi secondo me valorizza molto anche la canzone, in altre magari sembra un po' più monotono. A livello di testi siamo sempre lì, cose dette, ridette, però devo dire che in confronto ad altri pezzi non mi è dispiaciuto per niente. Il video anche è carino, uno street video insomma abbastanza classico, niente di troppo assurdo. La produzione è stata fatta da NKO, lui è un buon producer assolutamente. Passerei a parlare un po' invece di Paki e la sua Blower, un nuovo singolo che sia magari il primo estratto dal suo album. Non lo so se si sta parlando di questa cosa, se lui già insomma ha detto qualcosa, perché non lo seguo sui social, però diciamo che comunque è un artista che è esploso un paio di anni fa, non è ancora arrivato un progetto ufficiale, insomma lo si sta sicuramente aspettando. Lui magari ci sta lavorando sopra, è un artista che abbiamo già incontrato in altre reaction e a me piace, sa fare molto bene quello che fa, in alcuni casi non mi fa impazzire, ma secondo me ha potenziale, motivo per il quale io proprio voglio un suo album, proprio per rendermi conto di quanto effettivamente è forte. Non proprio il miglior amico di Baby Gang o comunque soci, ora non lo so se è in beef proprio con lui o più con San Siro, Rondo e company, anzi no, penso che il beef sia proprio tra San Siro e Rozzano, non so cosa sia successo tra di loro e sinceramente nemmeno mi interessa. Io me li ascolto entrambi, oddio, per quanto me li ascolto li reacto entrambi perché me ne frega un cazzo. Anche in questo caso andrei dritto col video e vediamo che cosa ha tirato fuori. Bene, questo già sembra un film per come incomincia. Ok, alla Gomorra, carina l'intro. Ok,
chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet. Ehi, ok. Ehi, di la tua locale a tuo promote. Figlio di puttana non finocchio. Ehi, o una nove vera non far locco. Ok. Per tu pare pesce insieme quando me l'ha fatto. Con le buste dentro a Blauen. Ok. Mio fratello a terra non si muove. C'ha 10 anni. Verso Blauen. Quest'anno chiuso 2 da Tarriccione. 2. La scena in Italia è piena di ricchioni. Botone troppo lunghe. Sta vita è troppo corta. Chiedo scusa se non uso in... Carina, così su due piedi a caldo vi dico che se mi doveste chiedere quale ho preferito tra le due, mi è piaciuta molto di più questa, ma probabile anche perché Paki mi piace di più come artista rispetto a Baby Gang o magari Saki. Allora, il video è molto carino, a differenza del primo che si vede che insomma è street, fatto giusto per fare un video, qui c'è del lavoro insomma dietro. Tra l'altro non lo so perché, ma mi ha dato un sacco le vibes di Gomorra, proprio in generale le riprese del video, ma tutta la situazione, la droga nelle madonnine. Il pezzo carino, ci sta, niente male. Secondo me non è una hit clamorosa, insomma, che ti fa venire voglia di riascoltarla sempre, però allo stesso tempo non è nemmeno una canzone di merda, quindi ci sta. Lui ha fatto delle barre molto fighe, mi piace il suo slang, finalmente un rapper che dice ricchioni, che non è una parola veramente che non sentivo dire da tantissimo tempo, perché ormai è tutto politically correct del cazzo mio e basta, cioè finalmente uno che parla, dice il cazzo che vuole senza neanche censurarsi troppo. Il ritornello pure, niente male, non è il classico ritornello che ti entra subito in testa e non esce più, è un ritornello fatto, come dire, bene, cioè niente di troppo assurdo, ma nemmeno un qualcosa che stona. La produzione, da quanto ho sentito, è di Drillionaire e anche lui fa un beat onestamente, bah, così, cioè normale, come se ne sentono tanti. Non mi ha fatto, quello non mi ha fatto impazzire. Spero che il suo album non sia mixato da Drillionaire, ma per un semplice motivo, perché sta curando tutti gli album dei rapper italiani e in un certo senso non voglio dire che suonano tutti uguali, ma quasi, cioè stiamo lì, quindi da questo punto di vista vorrei un pochino più di varietà. Detto questo, non la migliore canzone che abbia mai sentito di Paki, ma un pezzo che comunque ci sta, mi mette hype in vista di un album. Chiaramente mi aspetto qualcosina in più, questo non ve lo nascondo. Voi tra le due tracce quale avete preferito? Shoot di Baby Gang o Blauer di Paki? E quali dei due rapper magari vi piace di più? Cosa ne pensate del beef di San Siro e Rozzano? Lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, e se non lo siete iscrivetevi al canale. Se lo siete già invece attivate la campanellina, così non vi perdete qualsiasi video dovesse uscire da oggi in poi. Vi ricordo nuovamente che qui sotto in descrizione trovate i miei social, le mie playlist, tra cui trap americana barra rap americano e rap barra trap italiana, e insieme a molte altre, ma soprattutto anche il canale Telegram, una piccola community dove siamo circa 300, insomma parliamo un po' di musica, no forse siamo anche 400, vabbè, parliamo un po' di musica, insomma ogni tanto escono dibattiti pure interessanti. Se vi fa piacere, mi farebbe piacere ancora di più se entraste. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo Slat.